bisogna puntare a far crescere il numero delle denunce. Abbiamo in Italia oggi una denuncia ogni 300 imprenditori o cittadini toccati dall'usura e una denuncia ogni 100 toccate dall'estorsione. A 14 anni dall'approvazione della legge antiracket e a 17 dall'entrata in vigore di quella antiusura, questo tipo di reati rappresenta ancora un peso insopportabile per le imprese e per l'economia legale del Mezzogiorno e di gran parte d'Italia. Questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, rappresentanti di istituzioni, forze dell'ordine e delle associazioni di lotta al racket e all'usura, di cui SOS Impresa è una delle componenti principali, si sono riuniti in assemblea per fare il punto sulle iniziative non profit attive sul territorio. Le leggi sono sicuramente migliori rispetto a quelle di 20 anni fa, il contesto normativo è discreto, secondo me va migliorato sotto il profilo della tutela dei testimoni di giustizia, cioè di quelli che denunciano, lì è un po' carente, ci vorrebbero degli interventi normativi, ma adesso quello che è molto importante secondo me non è tanto il quadro normativo ma lavorare sul territorio, cioè tenere unite gli imprenditori privati per bene con le istituzioni, fare squadra, fare quadrato, bisogna schierarsi e se uno si schiera e soprattutto se ci schieriamo in tanti, le persone che denunciano non rimangono isolate. La città di Napoli è stata la prima nella regione Campania ad aver avviato una politica efficace di prevenzione e contrasto a questi fenomeni criminali. Nel 2003 a Pianura commercianti e cittadini diedero vita alla prima associazione antiracket ed oggi, a distanza di 10 anni ed in vista della conferenza nazionale sul tema promossa dal Ministero dell'Interno, è stata l'occasione per formulare nuove proposte che incoraggino la denuncia e inaspriscano le pene per estorsori ed usurai. Per questo noi puntiamo ad una riforma della legge che preveda incentivi fiscali, creditizi, previdenziali e commesse di lavoro per chi denuncia. Dobbiamo fare in modo che chi denuncia non si trovi più isolato rispetto a prima sul mercato. Napoli è la città della reazione, non dell'ossequio a pratiche criminali, quindi è una città che reagisce, che deve avere sempre di più punti di riferimento per chi non si piega. E bisogna ribaltare questo dato, va tutelato chi ha coraggio, chi è determinato, chi si ribella e non va lasciato solo.